amici dell'ABA, studenti non studianti, Sursum Corda, oggi continuiamo a parlare delle terribili guerre di religione. La volta scorsa, se vi ricordate, avevamo parlato di Filippo II e delle guerre di religione in tutti i suoi domini, che egli risolse in maniera molto sbrigativa. Oggi vorrei concentrarmi su due regioni particolari dell'Europa, i Paesi Bassi e la Francia. I Paesi Bassi, che corrispondevano sostanzialmente al territorio delle ricchissime Francie, Fiandre, buonanotte, erano divise in diverse province. Come vi avevo già raccontato nel video precedente, i fiamminghi, gli abitanti delle Fiandre, sopportavano molto poco le pesanti tasse imposte dalla Spagna. E mentre le regioni del sud erano rimaste a maggioranza cattolica, le regioni del nord erano diventate calviniste. Vedi video Calvino, metti il parrucchino. Ebbene, se Carlo V aveva avuto una politica molto più prudente, molto più tranquilla, Filippo II, come al solito, voleva intervenire. Come? Con un intervento militare, la repressione dei calvinisti. Tira molla, la situazione era molto difficile. In primo luogo perché le Fiandre sono vicine alla protestante Inghilterra. In secondo luogo proprio perché i calvinisti si erano organizzati in bande, i cosiddetti pezzenti del mare, che compivano veri e propri atti di pirateria. Finalmente, nel tardo 500, 1576, si arrivò alla pacificazione di Gand, dove tutte le province cattoliche e protestanti si unirono proprio in una alleanza antispagnola. Le province cattoliche però poi si dichiararono di nuovo fedeli al re, mentre le sette province del nord, sostanzialmente l'Olanda, proclamarono una vera e propria guerra di indipendenza, guidate da Guglielmo d'Orange. Imparatevi questo cognome perché ritornerà molto spesso nella storia dell'Olanda. Tira molla, per quasi 30 anni questa guerra continuò, portando poi a una tregua con la Spagna. Ma la situazione ancora più complicata avveniva in Francia. Ora, in Francia la stragrande maggioranza della popolazione, come ancora ad oggi, era cattolica. Ma circa un sesto della popolazione professava la fede calvinista, erano i cosiddetti ugonotti, dal nome del primo fondatore. Dopo la morte di Enrico II, del re Enrico II, che aveva a lungo combattuto l'eresia ugonotta, la moglie Caterina de' Medici, quindi un'italiana, divenne reggente in nome dei figli minori. Apre e chiudo una parentesi: secondo i più accreditati storici è stata proprio Caterina II a portare in Francia la grande cucina italiana. Ma l'aristocrazia francese al suo interno, come sempre per questione di potere, di prestigio piuttosto che non religiose, era divisa tra i cattolici guidati dal duca di Guisa e gli ugonotti guidati dai Borbone. Caterina cercò un accordo tra i due, ma purtroppo anche qui la guerra religiosa esplose. Ci furono numerosi massacri sia da una parte che dall'altra, ma uno vi chiedo di ricordare in particolar modo, è la strage della notte di San Bartolomeo. La notte tra il 23 e il 24 agosto, appunto il giorno di San Bartolomeo del 1592, gli ugonotti sono giunti tutti a Parigi per partecipare al matrimonio di Margherita di Valois, che sposava il protestante Enrico di Borbone. Ebbene, costoro, la notte, vengono sterminati da questi fanatici cattolici in tutta Parigi. Parigi si riempie di sangue, si calcola circa, qui ovviamente i dati sono molto ballerini, si calcola circa 3.000 ammazzamenti da parte dei cattolici contro i poveri protestanti. Dopo anni e anni di scontri si giunse finalmente a una pace. Una pace un po' particolare, perché Enrico di Borbone, che era diventato il nuovo re, o che stava, per meglio dire, diventando il nuovo re, decise di convertirsi al cattolicesimo con la famosa frase «Parigi val ben una messa», cioè non importa quale tipo di messa
frequento, purché possa diventare re di Francia, massimo proprio del cinismo. Sale quindi al trono, dopo essersi convertito al cattolicesimo, lui della famiglia Borbone, nel 1594, con il nome di Enrico IV, e da lui comincia una dinastia importantissima che vedremo fino alla Rivoluzione francese, quella dei Borbone. Proprio nel 1598 Enrico IV emise l'editto di Nantes, con il quale concedeva agli ugonotti la possibilità di praticare il loro culto, ma ovviamente solo in alcuni territori che si erano già convertiti al calvinismo. Per garanzia di sicurezza personale diede loro la possibilità di organizzare 100 luoghi fortificati, 100 piazzaforti, 100 territori, tanto per intenderci, dove potessero liberamente praticare la loro religione. Per quanto riguarda il terzo fronte aperto da Filippo II, quello con l'Inghilterra, vi rimando al video precedente. Ricordatevi che lo scontro tra Inghilterra e Spagna è naturalmente di natura religiosa, ma anche politica. Numerose, l'avevo già accennato nel video precedente, erano infatti le scorrerie dei pirati inglesi, Francis Drake è il più famoso di tutti, autorizzati proprio dalla regina Elisabetta I contro i galeoni spagnoli che, carichi d'oro e d'argento, provenivano dalle colonie spagnole del Sud America. Per oggi è tutto, see you later alligator, in a white crocodile, bye!